Ci occupiamo ora della premiazione del campionato sociale dell'Automobile Club di Modena, il nostro servizio. Lunedì scorso si è svolta presso il ristorante Da Vinicio la premiazione del campionato sociale dell'Automobile Club di Modena, giunta quest'anno alla sua 38ª edizione. Non sono ancora le nozze d'oro, ma ci andiamo vicino perché è il 38esimo anniversario di questa serata, quindi direi che è un matrimonio duraturo. Per l'occasione l'Automobile Club Modena ha festeggiato anche la crescita del portafoglio soci, che lo scorso anno è stata del 2,10%. Ora i soci sono esattamente 40.653, numero che fa dell'Automobile Club Modena il sodalizio più importante a livello regionale e uno dei più importanti in Italia, subito dopo Milano, Roma e Torino. Nonostante la crisi generale, direi che l'Automobile Club di Modena penso che goda, non voglio dire di ottima salute, ma senz'altro di buona salute, anche perché anche in un anno disastroso come il 2013, dove il mercato automobilistico ha avuto una crisi notevolissima, i soci dell'Automobile Club sono aumentati, oggi sono più di 40.000 soci. Soddisfatto dei risultati raggiunti anche il direttore dell'Automobile Club Modena, Giuseppe Pottocar. Questa sera è la nostra festa, è il nostro modo per premiare i piloti che si sono distinti nella passata stagione automobilistica. Parliamo di sport automobilistico modenese, ma questa sera per noi siamo orgogliosi perché presenteremo il nostro record. Abbiamo superato nel corso del 2013 40.600 soci. Pensate, a Modena, una città di 180.000 abitanti con circa mezzo milione di abitanti nella provincia, 40.000 soci dell'Automobile Club. Questo è bello, ci colloca al primo posto a livello nazionale nel rapporto tra automobilisti e associati, e vuol dire evidentemente che anche in periodi così difficili, insomma, questo ci permette di poter dire che diamo qualcosa che i soci, che i modenesi evidentemente apprezzano. Sono servizi utili che servono per la sicurezza, per il risparmio, nelle varie esigenze della vita quotidiana. Ma quali sono le speranze per il futuro? Beh, uscire da questa morsa che sta attanagliando tutti e che sta evidentemente deprimendo e riducendo i consumi. Noi per primi come ACI ci troviamo a non volare molte volte col pensiero a grandi prestazioni e grandi servizi, ma qualcosa di utile nella vita di tutti i giorni per far risparmiare anche pochi centesimi, perché sappiamo benissimo che ormai manca il tempo e manca il denaro. Quindi il nostro sogno è quello di rimanere così, ritrovarci qui tutti l'anno prossimo, ma magari in una situazione di maggiore tranquillità, di maggiore sicurezza. Ma veniamo alla parte sportiva della serata, alle premiazioni del campionato sociale. Questa sera direi che sono 14 premiati, le varie categorie in cui si suddivide l'automobilismo sportivo, dalle auto da corsa, rally, anche macchine, varie formule particolari, cross, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vengono premiati chi nelle varie categorie, nell'ambito dell'Automobile Club, dei soci dell'Automobile Club di Modena, ha ottenuto i migliori risultati durante l'anno 2013. Queste le 14 premiazioni. Menzione speciale ad Andrea Bertolini, vincitore di diversi campionati con la Maserati, pilota modenese di punta nelle gare internazionali. Sergio Campana è stato premiato invece per la categoria velocità in circuito. Andrea Montermini, altro pilota modenese di punta che corre con la Ferrari GT nelle gare internazionali in circuito. E poi Chiara Leonardi, unica donna premiata per la velocità Formula Challenge. Enrico Giudici per la velocità fuoristrada, Roberto Cocco per la categoria pilota rally. Sempre per la categoria rally, ma questa volta come copilota, è stato premiato Daniele Benedetti. Per la categoria go-kart sono stati premiati due ragazzini undicenni, Cristian Comellini, potenziale campione internazionale, e Cristian Beneventi, 5 gare, primo assoluto di classe. Per il campionato autostoriche sono stati invece premiati Marco Casoni, vincitore del campionato nazionale velocità autostoriche XAI, Giuliano Palmieri per la velocità in salita con Pantera e Porsche, Mauro Galavotti per la regolarità classica e il carpigiano Rino Righi per la categoria campionato autostoriche rally. Premiato anche il copilota Enrico Colfi, non presente alla serata. Naturalmente, nel corso della kermesse motoristica dell'ACI Modena si è parlato di motori, di corse e del prossimo inizio del campionato 2014 di Formula 1.
Ma sarà una stagione difficile da interpretare, soprattutto sarà difficile da raccontare, quindi i cronisti avranno delle grosse difficoltà a tenere sveglio il pubblico in una gara che è piena di tatticismo, che va dai consumi alle gomme, purtroppo all'affidabilità, per cui oggi è partita un'era nuova dell'automobilismo, non siamo ancora in grado, con così poche prove fatte, di stabilire delle gerarchie e capire dove si andrà a finire. Indubbiamente è una sfida importante, interessante, ma si dovrà passare attraverso qualche problema. Veniamo da un 2013 molto bello, secondo me anche difficile da ripetere, però sicuramente non partiamo per arrivare a secondi. Ma ritorno al turbo e con l'introduzione dell'elettrico, diciamo, questa svolta epocale sicuramente che sarà importantissima a guardare. Credo che tutti quanti dovranno fare i conti con l'affidabilità, quindi arrivare in fondo vorrà dire portare a casa dei punti pesanti fin dall'inizio. E poi bisognerà guardare innanzitutto i tedeschi, perché i tedeschi al momento sono il punto di riferimento. E quest'anno sarò impegnato nel campionato European Le Mans Series, nel campionato del mondo il WEC di Endurance, più oltre tutta l'attività di collaudo, sviluppo simulatore della Formula 1 per Ferrari, collaudi delle vetture Formula 1 clienti, insomma molto impegnato anche nello sviluppo di tutte le GT per Ferrari. L'anno scorso ho corso in AutoGP, sono arrivato terzo in campionato, ho vinto 3 gare, sono stati in lotta fino alla fine, è andata abbastanza bene. E per quest'anno ancora invece devo sistemarmi, nel senso che ho un po' di contatti, un po' di opzioni, però devo aspettare che si concretizzino. Quest'anno c'è stato un grande cambiamento tecnico per quello che riguarda i propulsori, dove ci sarà un accoppiamento di motori elettrici insieme a quello termico. È un grande cambiamento che ha messo molto in crisi le squadre, perché avevano poco tempo a disposizione, pochi giorni di test, quindi la prima gara ci saranno delle grosse sorprese e anche rispetto all'anno scorso certi valori cambieranno, perché magari la Red Bull, da quello che so, è abbastanza in difficoltà, che invece ha dominato le ultime 4 stagioni, però è una sfida vincente e sono sicuro che alla fine comunque i veri valori in campo torneranno fuori. E comunque la Ferrari è una gran bella coppia tra Raikkonen e Alonso, potrebbe essere l'anno buono che torni il mondiale qua in Italia. È assolutamente un onore avere alle spalle un'azienda come Maserati con la sua storia ricca di motorsport, e nella giornata di oggi dove vorremmo tornare a essere competitivi sul mercato sia della macchina di produzione sia delle vetture da corsa. Abbiamo due prodotti molto forti che sono la Quattro Porte e la Ghibli. Sono delle vetture di altissimo livello che fanno concorrenza ai nostri rivali più onorevoli e spietati tedeschi come BMW e Audi. In più abbiamo il campionato trofeo MC World Series, che entra nel suo quinto anno quest'anno, un successo di grande successo popolare. È una serie molto molto accattivante e in futuro abbiamo dei programmi nuovi, speriamo, che ci porterà a fare delle cose bellissime, come forse vedrete al Salone di Ginevra. Tranquilli, non si è mai in questo mestiere, se ho la faccia un po' stanchina perché sono appena atterrato dal Bahrain dove abbiamo fatto dei test provanti, e no, sempre sul chi va là, ovviamente tanto da lavorare. Ripeto, Bahrain è stato un test importante, credo che l'Australia riserverà qualche sorpresa e credo che sia un gran premio da non perdere.